Riprendo il mio posto all'interno dello staff tecnico della società con grande emozione, con tanta voglia di fare, ovviamente a scartamento ridotto perché le condizioni ancora non sono ottimali e che mi vedranno impegnato anche con un altro tipo di intervento molto delicato verso la metà di agosto. Però ci tenevo a partecipare, ad essere presente fin dall'inizio, perché lo so che voi mi tenete anche un pochettino come talismano della situazione, quindi però voglio dire. Ci tenevo, il presidente e i direttori hanno accolto subito, immediatamente la mia proposta, quella di partecipare, ripeto, anche se a scartamento ridotto. Lo sapete, nelle mie vene c'è un pochettino di sangue, anche se è un pochettino particolare. Quello rosso non è tanto buono, ma quello bianco-verde è talmente forte che non riesco a staccarmi da questi ambienti, da queste persone speciali e che sono la mia vita. Quindi un ringraziamento va a loro, un ringraziamento va a tutti quanti voi che avete in qualche modo sopportato e dato tanta solidarietà. Io non posso dimenticare i 6.000, i 7.000 di Cittadella, della partita in casa contro Cittadella, che insomma mi hanno dato tanta forza, ma al di là di questo il mondo della scuola. Persone che non conoscevo mi hanno scritto dappertutto, da tutto il mondo, dalla Thailandia alla Venezuela, a parte persone che mi incontrano per strada e che mi stringono la mano e mi sorridono a 84 denti. Questo significa ricevere tanta solidarietà, tanto affetto e io sono anche cosciente che ci sono delle persone che soffrono più di me, che hanno altre patologie ben più gravi delle mie. Però consentitemi di esprimere tutta la mia vicinanza a queste persone e dire che con la forza della volontà, con la tanta vicinanza se ne può uscire. Io forse sono una delle piccolissime testimonianze che lottando a denti stretti ce la si può fare. Io voglio ringraziare persone che, ripeto, non conoscevo e che mi sono state vicine, come Gianluca Fatale dell'Irpinia del Nord, degli Irpini del Nord, persone, ripeto, che non conosco, ma consentitemi però di esprimere un grande grazie a David Day, perché sono appena 3 anni che ci frequentiamo, ma è stato per me un fratello. Tre volte al giorno mi telefonava per sapere come stavo, se avevo respirato, se avevo mangiato, se mi ero lavato la faccia. E permettetemi, in ultimo, di salutare un caro amico che in questo momento sta vivendo un grande momento di difficoltà. Dall'alto della sua signorilità e umiltà, nel silenzio del suo dolore, non sta facendo trasparire nulla, ma vi posso assicurare che sta soffrendo tanto, ed è Carmine Losco, al quale io mi avvicino perché lo conosco oramai da 35-40 anni, avendo fatto un pochettino di radio e di televisione nei miei tempi addietro. Quindi Carmine Losco per me è uno di quei ragazzi che ha vissuto veramente la storia, oltre che calcistica, anche giornalistica di questa città. Io ripeto, vi voglio ringraziare tutti attraverso di voi, ma soprattutto anche voi, che mi avete aiutato a fare tanto. Io spero, tra non molto, di essere nuovamente attivo al 100%, perché insomma, non posso fare a meno di tutto. Grazie.